Premessa: per un video così controverso c'è bisogno di varie premesse. Probabilmente questo video farà incazzare tantissime persone, davvero in pochi avranno l'onestà intellettuale di guardarlo tutto prima di commentare a sproposito, però mi avventuro volutamente all'interno di questo vespaio perché è giusto che le persone vengano informate al di là della propaganda occidentale. Ebbene sì, perché non c'è solo in Russia la propaganda c'è anche in Europa e molti leader europei tendono a descrivere Putin come un mostro solo perché fa comodo ai loro tornaconti personali e alla politica imposta dai capetti. Affermare che Putin sia un genio non significa schierarsi politicamente, capito? Solo un calamaro punterebbe il dito contro qualcuno dicendo che si schiera politicamente solo perché afferma che Putin è un genio. Piuttosto significa avere un'onestà intellettuale molto spiccata che è in grado di proporre definizioni oggettive. Ok? Sai qual è la realtà? Vogliamo tirare le somme a livello geopolitico? Segui questo video fino alla fine invece di commentare come un cervello di scimmia e vediamo poi se sarai in grado di argomentare, di controargomentare. Ma ne dubito, eh? Quali sono gli interessi di Putin? La pace nel mondo? No, non è un prete missionario. Gli interessi di Putin sono la Russia e la Russia soltanto, fine. Per governare il paese che per estensione è il più grande del mondo, uno dei più armati, il più nuclearizzato, non serve un Umpa Lumpa, capito? Serve uno cazzuto, altrimenti il governo cade dopo 3 giorni. In Russia non esiste la democrazia per come la conosciamo noi, per come la concepiamo, ok? Ma neanche in Ucraina, hanno abolito l'opposizione, quindi neanche in Ucraina, però è giusto premettere che in Russia, sin dall'alba dei tempi, sono sempre stati abituati a leader forti e autoritari e Putin rispecchia ogni sfumatura di questa tradizione. Putin, che ti piaccia o non ti piaccia, e neanche a me sta così simpatico, preferisco una bella ragazza, è il più grande statista economico e politico della storia umana. E adesso capiremo il perché. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica nel 1991, la Russia si trovò in una situazione estremamente difficile, signori. L'economia era in rovina, il sistema politico era instabile e il paese era sull'orlo del collasso. Durante gli anni 90, sotto la presidenza di Boris Yeltsin, il processo di privatizzazione delle industrie statali portò alla creazione di una classe di oligarchi miliardari, figure davvero molto potenti che, insomma, accumularono immense ricchezze attraverso l'acquisizione di beni statali e prezzi stracciati. Questi oligarchi esercitavano un'influenza significativa sulla politica e sull'economia del paese, spesso agendo in modo autonomo e senza riguardo per gli interessi nazionali, specie quando cadde il governo. Quando Vladimir Putin però salì al potere nel 99, le cose cambiarono. Ereditò un paese profondamente frammentato con un governo debole ed un'economia dominata dagli oligarchi. Uno dei suoi principali obiettivi fu infatti quello di ristabilire il controllo dello Stato sull'economia e ridurre il potere di questi magnati. Putin al tempo adottò una serie di misure, anche drastiche se vogliamo, per limitare l'influenza degli oligarchi. Fece smembrare tutta una serie di multinazionali private illegali e puntò ad una totale nazionalizzazione. Si occupò di questo per centralizzare il potere sotto la presidenza, limitando l'autonomia delle regioni e rafforzando il controllo del Cremlino. Questo processo fu accompagnato da una crescente repressione delle voci dissidenti e da un maggiore controllo sui media, il che permise a Putin di consolidare il suo potere e di stabilizzare la politica interna russa. Un pugno di ferro poco, davvero poco democratico, ma efficace, no? Che però ristabilì il paese e lo fece fiorire. Negli anni 2000 la Russia beneficiò infatti di un boom delle materie prime, in particolare del petrolio e del gas naturale, che contribuì ad una rapida crescita economica. Il PIL russo crebbe, cari signori, ad un ritmo sostenuto. Ha riformato l'esercito, rendendolo uno dei più potenti al mondo. Ha riformato le pensioni. È riuscito a impedire che la Russia finisse completamente nelle mani degli oligarchi. Ha riformato la sanità del paese e ha lavorato per riportare lo Stato al centro della vita economica e politica del paese, stringendo alleanze con l'Europa intera, rifornendo in ogni dove di gas e petrolio. Stringendo alleanze con i paesi asiatici. Sebbene il suo approccio molto autoritario, no, abbia sollevato critiche soprattutto qui in Occidente, non si può negare, signori, questo è oggettivo, che la sua leadership, sotto la sua leadership, la Russia abbia evitato un ulteriore declino e si sia ripresa a livello economico come mai prima d'ora, diventando uno dei principali attori sulla scena internazionale.
chi ti nega questo? Quindi chi ti nega la storia, quindi? Perché questa è storia, non è che ci inventiamo qualcosa, non è che mi sto a inventare qualcosa, questa è storia. Chi ti nega questo, simpatizzando o meno per la figura politica di Putin, o è ignorante come un tronco di legno e quindi non conosce e parla facendo anche il gradasso, o è di parte o è fuorviato dalla propaganda occidentale. Chiaro? Ora, aprite il cervello, no? Perché io vi aiuto ad aprire il cervello. Se Obama, che nel 2016 ha fornito il più grande pacchetto di aiuti militari, ripeto, militari a Israele per, non so, 30 miliardi, non mi ricordo, qualcosa del genere, armi con le quali stanno decimando la popolazione palestinese oggi, questo dal sito ufficiale della Casa Bianca, se lui ha vinto il premio Nobel per la pace, ripeto, premio Nobel per la pace, perché Putin non dovrebbe essere un genio? E invece no, perché è un mostro brutto e cattivo, perché l'Europa vuole diminuire la dipendenza mondiale dal gas russo. Ecco perché è brutto e cattivo. Dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, molti esperti avevano previsto che le sanzioni imposte dall'Occidente avrebbero inflitto un colpo mortale all'economia russa. Veniva definito così, un colpo mortale, eh? Tuttavia, oggi 2 settembre 24, ci troviamo di fronte a una situazione molto diversa, perché un conto è quello che dici e che pensano i politici e un conto è la realtà dei fatti, no? L'economia russa, invece di crollare, signori, sembra aver mostrato una notevole resilienza, e questa è la verità. Uno dei fattori chiave di questa resilienza è stato l'adattamento rapido e strategico della Russia. Il governo russo, infatti, ha rafforzato i legami commerciali con paesi non occidentali come la Cina e l'India, che hanno continuato ad acquistare petrolio e gas russi, contribuendo a mantenere a galla l'economia del paese. Parallelamente, la Russia ha implementato politiche interne per stabilizzare la sua valuta e ridurre la dipendenza dalle importazioni occidentali, dimostrando una capacità di adattamento totalmente fuori dal comune. Putin è andato a firmare contratti, a stringere alleanze in ogni parte del mondo, lo fa da 30 anni e come se non bastasse, ha fatto in modo e in maniera, lui e solo lui, che Gazprom, una multinazionale russa controllata dal governo della Federazione Russa, attiva nel settore energetico e minerario, in special modo nell'estrazione e nella vendita di gas, incredibilmente ha fatto in modo che Gazprom, ma durante le sanzioni, aumentasse i profitti. Poi dici, ma lo chiami genio, cioè ma chissà come mai, no? Nonostante la perdita di alcuni mercati europei enormi a causa delle sanzioni, Gazprom ha beneficiato dell'aumento globale dei prezzi dell'energia, che era stato scaturito dalle sanzioni stesse, cioè capisci? Inoltre, nuovi accordi energetici con paesi asiatici hanno permesso all'azienda di triplicare i propri profitti. Capisci? Non duplicare, triplicare. Evidenziando come la Russia sia riuscita a volgere una situazione di crisi a proprio vantaggio. E questo è il potere strategico di Putin, capisci? Ma dire a proprio vantaggio è dire poco, eh? Con le mosse di Stati Uniti e Europa, la Russia sta ottenendo alleanze e un potere economico ed energetico senza eguali. Mentre la Russia sembra uscirne relativamente indenne, anzi più forte, le economie europee hanno invece subito gravissime conseguenze. L'Europa, fortemente dipendente dal gas russo, ha visto un'impennata dei prezzi dell'energia, con impatti negativi non solo sull'economia generale, ma anche sulla qualità della vita dei cittadini. Le sanzioni, pensate per colpire duramente la Russia, hanno finito per avere effetti collaterali imprevisti e dannosi per gli stessi paesi che le hanno imposte. Cosa deduci da questo? Ne vogliamo parlare? Perché qui si parla senza filtri, chiaro? Io non ho padroni, lo capisci? Cosa ne deduci? La situazione attuale dimostra, e te lo dico io, che le sanzioni economiche, pur essendo uno strumento potente in teoria sulla carta, possono avere effetti imprevisti e controproducenti. L'economia russa ha sì subito un impatto, ma non nella misura in cui molti avevano previsto. Al contrario, gli effetti negativi sono stati avvertiti in modo più marcato in Europa. Questo ci porta a riflettere sulla totale, e a 360 gradi, incapacità dei leader europei. L'economia russa ha mostrato segni di crescita incredibili nonostante le sanzioni occidentali. Nel 2024 il tasso di crescita del prodotto interno lordo, del PIL della Russia, è previsto al 2,8%.
E questo, signori, dimostra una resilienza economica incredibile della Russia, alimentata da spese statali e investimenti di capitale, nonché da una robusta produzione militare impressionante e accordi commerciali con paesi asiatici. Quindi, dai, stringiamo, no? Perché si può oggettivamente affermare che questa persona è un genio? Vediamo perché, ok? Vediamo punto per punto il perché, tralasciando la politica, eh? Guardiamo la storia e i dati. Cerchiamo di dare un giudizio oggettivo e bipartisan. Attenzione, genio non significa buono, eh? Genio non significa prete missionario, non significa buon samaritano. Chiaro, nessuno sta affermando che Putin è un prete missionario. Ma perché è un genio? Abilità nel ristabilire il controllo statale, consolidamento del potere, resilienza economica, strategia geopolitica, manipolazione dell'opinione pubblica, adattabilità tecnica, mantenimento della stabilità interna, espansione del potere militare, gestione delle relazioni con la Cina e sfida all'ordine globale. Ora, se sei arrivato a questo punto del video e apprezzi l'impegno, se apprezzi questa visione del tutto non allineata, io ti chiedo cortesemente di aiutare il video fra i consigli della piattaforma con un like e un commento. Solo tu, con un like e un commento, visto che questo canale non è gestito da multinazionali o da chissà quale network, solo tu con un like e un commento puoi fare in modo che questo video venga consigliato sulla piattaforma. Grazie a chi lo farà. Ma vediamo punto per punto le argomentazioni, ok? Abbiamo detto abilità nel ristabilire il controllo statale, questo perché Putin ha saputo riprendere il controllo dell'economia russa, in particolare nei settori strategici come quello energetico, riducendo l'influenza degli oligarchi che dominavano il paese negli anni 90. Consolidamento del potere perché ha dimostrato una notevole capacità di centralizzare il potere sotto la presidenza, rafforzando il controllo del Cremlino sulle regioni e limitando l'autonomia politica di attori potenzialmente destabilizzanti. Abbiamo detto resilienza economica, e neanche a dirlo, perché Putin è riuscito a guidare la Russia attraverso numerose crisi economiche, utilizzando le risorse naturali del paese per stabilizzare e far crescere ulteriormente l'economia, anche di fronte a sanzioni internazionali. E questo, che tu simpatizzi o meno Putin, è innegabile, ok? Innegabile. Nessuno che ha studiato geopolitica nella sua vita può negare questo. Strategia geopolitica perché ha ripristinato l'influenza della Russia sulla scena globale, con mosse strategiche in Europa orientale, Medio Oriente e Asia, posizionando la Russia come un attore chiave nelle relazioni internazionali. Manipolazione dell'opinione pubblica, abbiamo detto, e questo perché Putin ha utilizzato in modo efficace i media e la propaganda nel suo paese per mantenere un alto livello di popolarità interna, nonostante le difficoltà economiche e le critiche internazionali. Come ti dicevo, in Russia la democrazia è un miraggio. Adattabilità tattica, perché ha mostrato una grandissima capacità nel rispondere a cambiamenti globali, come l'espansione della NATO, l'instabilità in Medio Oriente e le nuove dinamiche economiche globali, modificando le sue strategie in modo da mantenere la Russia rilevante e potente. Abbiamo detto mantenimento della stabilità interna perché ha mantenuto una relativa stabilità attraverso una combinazione di repressione politica e concessioni economiche. Ricordiamoci che la Russia utilizza i sussidi statali come mezzo politico e le repressioni sono all'ordine del giorno. Espansione del potere militare perché, neanche a dirlo, questo signorino ha investito decine di miliardi nel rafforzamento delle forze armate russe, migliorando la capacità del paese di proiettare potenza militare, come dimostrato in Ucraina, Siria e altre aree del conflitto. Gestione delle relazioni internazionali perché mai come ora ha saputo costruire un'alleanza con la Cina strategica, rafforzando i legami economici e politici con una delle principali potenze economiche mondiali, il che ha fornito alla Russia un'importante rete di sicurezza contro l'isolamento occidentale. E infine abbiamo detto sfida all'ordine globale perché Putin ha sfidato apertamente l'ordine internazionale dominato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, proponendo un'alternativa multipolare che ha attratto diversi paesi, specialmente in Asia e in Africa, perché i BRICS vogliono puntare ad estromettere il dollaro come moneta unica per il commercio internazionale.
ora? Dobbiamo definirlo genio o tiranno? Dai, dobbiamo oggettivamente definirlo sia un genio che un tiranno, no? Sia uno che l'altro. Ma non si può negare che questa persona sia un genio, ok? Nell'ultimo anno la geopolitica russa ha continuato ad essere caratterizzata da tensioni crescenti con l'Occidente, ma anche da una serie di mosse strategiche che hanno permesso a Mosca di mantenere o addirittura rafforzare la sua posizione in diverse aree critiche. La guerra in Ucraina, diciamo che è stata il fulcro della geopolitica russa negli ultimi anni. Nonostante le aspettative iniziali di una rapida vittoria, il conflitto si è trasformato in un'impresa prolungata e logorante che Putin stesso ha capito di poter sfruttare a proprio piacimento. Qui era tutto studiato, signori, fin dall'inizio. Questa situazione ha permesso di stringere asset davvero pericolosi e ha permesso di rafforzare legami economici con paesi non occidentali come la Cina e l'India, che hanno continuato ad acquistare petrolio e gas russi, garantendo flussi di entrate cruciali per il paese. Inoltre, la Russia ha implementato politiche per stabilizzare la valuta e promuovere la produzione interna, riducendo la dipendenza dalle importazioni occidentali. Mentre l'Occidente ha cercato di isolare la Russia, Mosca ha spostato la sua attenzione verso Asia e Medio Oriente. La Russia ha rafforzato significativamente la sua alleanza con la Cina, sia in termini economici che militari. Attenzione, che militari! Questo partenariato ha fornito a Mosca un'importante rete di sicurezza economica, aiutando a compensare la perdita di accesso ai mercati occidentali e di ingigantire la sua economia. Nonostante le sanzioni, la Russia ha saputo sfruttare la crisi energetica globale a suo favore. L'aumento dei prezzi del petrolio e del gas ha generato entrate significative per Mosca. Inoltre, la Russia ha utilizzato le forniture energetiche come leva geopolitica, riducendo o addirittura interrompendo le esportazioni di gas all'Europa per creare divisioni interne all'Unione Europea e mettere così sotto pressione i governi occidentali. Parallelamente Mosca ha cercato di diversificare i suoi mercati energetici, siglando nuovi accordi con paesi in Asia e in America Latina. Questi sviluppi hanno contribuito a rafforzare la posizione della Russia come uno dei principali fornitori di energia al mondo, nonostante i tentativi falliti dell'Occidente di ridurre la dipendenza dal gas russo. E mentre il mondo osserva con attenzione le mosse geopolitiche che si sviluppano sulla scacchiera globale, con la Russia che gioca una partita magistrale contro un Occidente sempre più diviso e confuso, emerge una domanda inquietante. Chi sta realmente muovendo i fili di questo nuovo ordine mondiale? Siamo abituati a vedere leader e nazioni come protagonisti di questa storia, ma cosa accade dietro le quinte? Esistono forze che operano nell'ombra, lontane dagli occhi del pubblico, che orchestrano eventi su scala globale, guidando il destino delle nazioni verso obiettivi a noi sconosciuti. Forse questi burattinai invisibili non appartengono ad alcuna nazione, non rispondono a nessun governo e detengono un potere che trascende confini e ideologie. Sono le mani che tirano le corde delle risorse energetiche, che influenzano i mercati finanziari, che decidono quali conflitti devono iniziare e quali devono finire. Mentre noi seguiamo i protagonisti visibili della scena mondiale, quelli invisibili continuano a tessere una trama complessa e inestricabile, plasmando un futuro che sfugge al nostro controllo e alla nostra comprensione. E se la guerra in Ucraina, le tensioni con la Cina, le crisi energetiche ed economiche fossero solo tasselli di un piano molto più grande, architettato da menti che vedono e comprendono il mondo in modi che noi possiamo solo immaginare? Mentre i leader mondiali si confrontano e le nazioni si scontrano, queste forze oscure restano nell'ombra, guidando gli eventi con precisione chirurgica, invisibili, ma onnipresenti, potenti, ma irraggiungibili. Il vero potere, quello che determina il destino dell'umanità, potrebbe non essere nelle mani dei leader che vediamo ogni giorno, ma in quelle di coloro che operano nell'ombra, lontani dai riflettori, plasmando un ordine mondiale che ancora non comprendiamo appieno.
Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, aiutate il posizionamento di questo video fra i consigli della piattaforma di YouTube con un like e un commento. E se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale, che dobbiamo assolutamente arrivare a 300.000 iscritti. Ci sarà una bella sorpresa, ok? Mi raccomando, lasciate like e un commento al video per spingerlo in alto nell'algoritmo di YouTube. Solo tu, lo ripeto, con un like e un commento puoi fare in modo che questo video venga consigliato dalla piattaforma. Io vi abbraccio, vi voglio bene e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!